proposito di storia passata e attuale, chi sta arrivando? Vediamo se siete preparati. Già, lui sta niente, ma niente. Io sono Non lo so esperto nessuno. storico Una tragedia, una tragedia da dire allora. Di storia del territorio. Cosa che mi porta su questa sedia, su questo sgabello, sono due bottiglie di vino che la farò sparire prontamente appena vi distraete. Benvenuto Michele. Benvenuti, grazie a voi. Penso di aver capito, Grazie, intravedendo, di cosa si parlerà? di cosa si parlerà, C'è non di ho vino, un non di vino monumento, nero. non di vino nero, ma un monumento, scusate le spalle, sempre di fronte a Popò, di attore di questo monumento, di questo grande Popov. No, Popov, Popov è un quindi non si altro. può altro che parlare di teatro. Ah, la mascherina, scusate, è l'abitudine, ormai è diventata parte di noi, insomma, ecco. Io vado anche a letto con la mascherina poi a un certo punto. L'hai corteggiata Sì, prima di andarci anche, a sì, l'ho letto, dato anche un certo. nome, si chiama Pina. Pina, Questa epoca storia, Fantozzi, insomma, non è. Maricucci, stasera sono un po' è un problema, perché raccontare del teatro a Ponte d'Era ci vorrebbe 50 puntate. Cerchiamo di farlo in 5 minuti. Allora, a Ponte d'Era si è sempre fatto teatro, da tempi antichi, Siamo dei teatranti nati. Siamo teatranti nati. Però il primo documento, perché noi, sai che noi si parte sempre da documenti, è del 1638, quando la gioventù comica pontedresi chiede una stanza al Palazzo Pretorio e dice: dateci una stanza e noi vogliamo mettere in un'opera. E quindi sappiamo che nel 1638 si fece un'opera al Palazzo Era Pretorio. della guerra dei 30 anni, non ne fregava niente, No, però. tanto il pensavo più No, andava. non era affare nostro, ce ne sono state tante altre, quindi ci siamo fatti mancare niente. Una data ce l'abbiamo quando iniziò davvero l'esperienza teatrale, che è il 31 maggio 1782, quando a Ponte d'Era sorse un'accademia, l'Accademia dei Risorti o degli Avvivati. Anche loro, anche questo sarebbe Da approfondire, da immagino. approfondire, scelsero questi nomi, no? Risorti o Ravvivati, e scelsero come simbolo la Fenice, che rinasce dalle sue ceneri. Ponte d'Era, tra i vari record, è una delle città più ricostruite della storia dell'umanità, ma insomma questo non è argomento di stasera. Cosa si recitava in queste stanze che si trovavano sulla salita del ponte? Non lo sappiamo. Sappiamo che nel 1791 si recitò un'opera di Eustachio Polidori, e di questa abbiamo un testo. Tra l'altro, Polidori, anche qui ci sarebbe da farci un 7-8 giornate, perché la famiglia è bientinese, ma hanno lavorato anche molto a Ponte d'Era. Il suo fratello Gaetano era segretario di un signore che si chiamava Vittorio Alfieri. Il suo nipote, il figlio di Gaetano, John, William, era il medico di Lord Byron, una cosuccia. Scrisse Il Vampiro nel 1819, nella famosa notte a Villa Diodati, dove Mary Shelley scrive Frankenstein. Quindi, insomma, Polidori. Amica e compagna avventure di Byron, di Quindi, Shelley, nel cioè, caso. quindi insomma, i Polidori ci sarebbe da, veramente aprono un mondo. Comunque, il primo testo è di questo dottore, che era un grande dottore, e il soprannome che aveva mi fa sbudellare, perché sì, cioè, mi fa sbudellare, è gazzissimo. Benefattore del genere umano lo chiamavano, perché salvò Pisa da un'epidemia di peste, quindi si guadagnò questo nome. Il teatro dov'era? Dicevo prima, era sulla salita del ponte, e a metà dell'Ottocento ne venne costruito uno grandissimo, che noi pontedresi, sempre quando si fa le cose si fanno bene, in fondo a quella che oggi si chiama Via del Teatro. Tutti ci passano e dicono: come mai si chiama Via del Teatro? Perché Guarda in un po', fondo sì, eh? è un teatro. E ha avuto tantissimi rifacimenti, ma era veramente importante. Sappiamo che, sto tagliando come sempre, nel 1865 arrivò alla sua massima capienza. Aveva 700 posti in platea, Però era proprio un teatro canonico un con. teatro enorme, 700 posti in platea e 150 nei tre ordini di palco, cioè tre ordini di palco, due da 14 e uno da Da fare 13. invidia al teatro dell'attuale, Ah, no, ma insomma. era gigantesco, ma poi era bellissimo. I palchi erano di tutte le famiglie più importanti di Ponte d'Era, che a quell'epoca, come abbiamo più detto in questa sede, erano famiglie ricche. Questo teatro purtroppo ce l'ha portato via la guerra, quindi. Abbiamo uno di Ponzacco, non esagerare, esasperare No, è e vero, beatificare, no, capito? però Abbi un in po' questa di. sede ha Abbi dato un, lustro cioè, anche a Ponzacchini, eh? no, Ora non so abbi se un hai po' visto le altre di. Allora, puntate, ma mentre si chiede cioè a noi Giulia di ai cugini venire un po' fin Ponzacchini gli qua. vogliamo bene, ecco, cioè, insomma, ora, Sì. moderatamente.
Comunque nel tutto a posto, sì, va bene, cioè, no, ah, okay, stringo, okay. Perché c'è 1885, interviene l'architetto Benincioni, lo rifà tutto e da lì diventa teatro Andrea da Pontedera. Questo teatro ce l'ha portato via la guerra e chi volesse andare a vedere il teatro deve andare, faccio pubblicità, a Chimney Pub, ecco, lì dove c'è quel parcheggio lì, tra il rosso e Chimney Pub, vivo, ecco, si sono detto tutti. Lì, in quella zona lì, c'era il teatro. E stavolta con un po' di fantasia possiamo immaginarci. La Siat sta prendendo ancora parcheggi in quel piazzale lì, ma quel piazzale lì è sempre dell'Accademia dei Ravvivati, quindi se oggi o domani arrivano, poi sono peggio per voi. Allora, chi ci ha recitato lì, l'elenco delle compagnie, dei comici, sarebbe gigantesco. Vedi la faccia di Mario. Che devo fare? E questa è la storia. Cioè, ci ha suonato anche un certo Paganini, l'elenco sarebbe veramente, veramente lunghissimo. Però io voglio parlare degli artisti pontedresi, che è che sono stati, diciamo, le vette, no? Che sono partiti da quel teatro. Allora, uno è stato un fan prodige che si chiama Davide Calamai, che era un violinista eccezionale, lo buttarono sul teatro a pochi anni e lui poi è diventato primo violino alla Scala, c'è stato 44 anni e Toscanini l'ha voluto con lui nelle tournée, insomma, è stato un grandissimo violinista. Ha subito la Fornero anche lui prima di andare in pensione. Penso di sì, penso di sì. Brando Ristori, che era un grandissimo tenore, però ecco, quello che mi ha sempre più colpito si chiamava Cesare Gabrielli, che era un mago e ha inventato la formula a Megliocchi, presente a Megliocchi, ecco, sì. Ha inventato lui. Ma questo signore perché è famoso? Perché hanno parlato di lui dei grandissimi. Nel 26 Thomas Mann lo vede al Grand Hotel di Forte dei Marmi e scrive Mario il Mago. Mario il Mago, vedi che il mago c'è. Nel 29 si sta illuminando piano piano. Nel 29 De Filippo Edoardo lo vede a Roma e scrive Sic Sic, che sarà l'opera teatrale che lo consacrerà, che lo farà diventare famoso. È una storia di un mago pasticcione, Sic Sic, che napoletano di secco secco, perché Gabrielli aveva questa figura particolare. Ma cosa faceva Gabrielli sul palco? Faceva tutte quelle cose che noi ora ci sembrano scontate, ma che l'ha inventato lui. Quindi bendava le persone, indovinava i nomi delle persone, faceva bendare le persone, faceva bendare lui, faceva scrivere un numero alle persone che non indovinava, metteva la persona sulla sedia e faceva credere che il palco si stesse allagando, insomma tutta una serie di giochi mentali straordinari. E lui era famoso, ha fatto tournée ovunque. D'Annunzio lo definì l'artefice magico. Quindi tutto, se uno vuol vedere, Gabrielli, come fa? Va su YouTube e digita I bambini ci guardano, di Vittorio De Sica, una delle prime opere che poi porteranno il realismo, insomma. E lì lui fa lui, quindi c'è una scena dove c'è il mago Gabrielli e lui fa lui. Quindi, tra l'altro quell'anno morì a Milano, quindi se uno vuole vederlo, lo vede. Cosa straordinaria, negli anni 60 arriva Dino Buzzati a Pontedera, che scriveva per il Corriere della Sera una rubrica che si chiamava I misteri d'Italia. E lui andava sempre in giro di queste notizie strane, di questi personaggi strani, e arriva a Pontedera e fa un reportage bellissimo sulla Pontedera degli anni 60 a ricerca di Cesare Gabrielli. Però la storia finisce lì del teatro? No, però se ne può parlare la prossima settimana. Io direi di sì, magari non arrivarono i tartari con Buzzati, ma arrivò un grande sindaco, ecco, dopo la guerra, che si chiamava Otello Cirri, che portò a Pontedera il grandissimo teatro. A Pontedera nel 48, 49, 50 aveva allestiva degli spettacoli fantastici, Maria Pineda di Federico de Garcia Lorca, una prima nazionale, ma di tutto. Nel 61 Pontedera conquista la ribalta nazionale perché voleva fare la Giovanna del Popolo di Marcello Santarelli, che era una opera sulla guerra algerina che, insomma, metteva in cattiva luce i francesi, e l'ambasciata francese lo bloccò. Quindi ci fu un'interrogazione parlamentare, insomma, ci fu un po' di... Quindi, per farla breve, prima del piccolo teatro c'è tutto questo. Quindi questo nasce, cioè tutta questa cosa... C'è un background forte, un filo rosso che poi porterà a sperimentazione e tutt'altra roba. Però, ecco, grazie. Questo, magari non è a caso che è arrivato Grotowski a Pontedera. Nulla è a caso. Uno pensa che a caso, cioè questi incroci, invece, però magari, no? Questa energia, come direbbero. Grazie Michele, grazie, sempre delle perle straordinarie, davvero.